E io ho partecipato in prima persona a questa avventura con tutta la mia esperienza di velista, ma anche tutta la mia esperienza di combattente. 46enne, Ravennate Doc, figlio di proprietari terrieri, Raul Gardini è il marito della figlia di Serafino, Idina. Alla fine degli anni 50 abbandona gli studi in agraria per dedicarsi completamente al gruppo Ferruzzi. Io sono il continuatore dello stile Ferruzzi perché è uno stile che avevamo in comune, in fondo, proprio perché il ragionamento partiva dalla terra, dal modo di coltivarla, dal modo di commercializzare i suoi prodotti, dal modo di trasformare questi prodotti che noi, in fondo, avevamo imparato a produrre per atavismo. Gardini riorganizza il gruppo Ferruzzi e sposta il business aziendale dal trading all'industria. Lo zucchero sarà il punto di partenza del nuovo impero. Io devo andare in un'altra direzione e ho bisogno di andarci con tutte le mie forze perché io ho gestito un cambiamento importante alla Ferruzzi. Aveva il sogno di arrivare a una chimica non inquinante partendo dalle materie prime agricole. L'etanolo di derivazione agricola può essere usato come antidetonante al posto del piombo. Gardini è diventato il nuovo imperatore di Ravenna. Dopo la scalata, la Montedison con una guerra lampo chiama nel consiglio di amministrazione la scienziata Rita Levi dei Montalcini e Chicco Testa, all'epoca esponente dei Verdi. Due scelte che appaiono due scelte curiose per quegli anni, ma in realtà Gardini ha in mente un obiettivo ben preciso, unire la chimica all'ambiente e creare un nuovo mercato energetico di derivazione agricola. Ravenna, 7 ottobre 1986. Raul Gardini decide che la Montedison deve essere sua. 11 marzo 1987. In 5 mesi Gardini ha speso più di 2.000 miliardi, ma ha ottenuto il 40% della Montedison. Novembre 1987. In 7 anni Raul Gardini è diventato il secondo industriale più potente d'Italia. Qual è la caratteristica del suo carattere che l'ha aiutata di più in questa fantastica rincorsa? Ma io sono un buon sistema nervoso, sono tollerante. E capisco che gli altri hanno il diritto alla difesa, hanno il diritto di difendersi, non mi arrabbio se si difendono. Secondo me era praticamente inevitabile una successione di questo genere, con tutti i suoi rischi, proprio per questa mia teoria che il suo è sempre stato un progetto che si rincorre. Vale a dire, ogni passo stimola il successivo. Raul Gardini nasce a Ravenna il 7 giugno del 1933 da Ivan e Bruna Piazza. Raul, come il fratello Franco, cresce a tu per tu con la terra, la pesca e la caccia, ma la sua vera passione è il mare. Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno. Mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo. E questo mi serve per andare a vela, questo mi serve per andare a caccia, questo mi serve per sapere quando passeranno, quando comincerà il passo. Mi serve sapere quando viene la luna, perché è importante sia per il vento che per il passo degli uccelli. È importante per me stare dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro gli elementi. Nel 1949 Gardini si fidanza con Idina Ferruzzi, che sposa 8 anni più tardi. Dal loro matrimonio nascono 3 figli, Eleonora, Ivan Francesco e Maria Speranza. Ma un po' mi somigliano tutti, ce n'è di più estroversi e di meno, però io sono estroverso e introverso allo stesso tempo, lo so che sono così e li vedo quando mi somigliano. 11 marzo 1990, nel cantiere Tenkara Montedison di Porto Maghera è nata una barca che farà storia, il Moro di Venezia. Il primo Moro nasce negli anni 70 come barca privata di Gardini, ma questa è stata creata per gareggiare nella competizione bellica più prestigiosa di tutte, la Coppa America. Ho conosciuto Raul in 85 a Palma de Mallorca. Io avevo 25 anni e avevo un'impressione di un uomo molto libero, molto coloroso. Mi
ricordo una volta che mi dice: se tu non fai la Coppa America con me, non lo faccio. Per fortuna, anche a solo 29 anni, ho deciso di prendere, diciamo, il rischio, di prendere l'opportunità. È stata forse la più importante decisione della mia vita. Nel 1991 è pronto il prototipo scelto per la gara. Tutta la tecnologia della Montedison viene applicata al Moro di Venezia. Gardini vuole costruire la barca a vela più veloce del mondo. Raoul era una persona con un sguardo molto avanzato, molto nel futuro. San Diego, 25 gennaio 1992, inizia la Louis Vuitton Cup. 8 barche in acqua con un unico obiettivo: sfidare il defender americano della 28esima Coppa America. Io sentivo un certo pressione. Mi ricordo, dopo il terzo girone, Raoul parte e mi dice: torno per il finale. Il Moro di Venezia elimina uno dopo l'altro i pretendenti della Louis Vuitton. A contendersi il titolo di sfidante è rimasta New Zealand, la temibile squadra dei Kiwis. Il Moro inizia un recupero che nessuno si aspetta. 3-2, 3-3, poi passa in vantaggio. L'Italia intera assiste incredula. Il sogno sta per diventare realtà. Ed ecco il cannone, abbiamo vinto, siamo sfidanti ufficiali. Siamo in Coppa America, siamo in Coppa America. Ragazzi, questo è un momento storico, un momento incredibile. Il Moro di Venezia ha coronato questa lunga esperienza, questa lunga campagna, lunghissima. Ecco il tender del Moro di Venezia con il quale ci siamo più volte collegati. Sono tutti sul Flying Bridge, ecco i ragazzi, ecco quelli che hanno partecipato. Era uno che sarebbe piaciuto a Steve Jobs, probabilmente. Siate affamati e siate folli, visionari. Certamente era un visionario. Lo raccomanderei per questo aspetto, per l'ambizione, la visione e anche la passione nazionale in un contesto globale. Raccomanderei di essere molto più prudenti. Dottor Gardini, ci riproveremo o no? Vedremo, ci pensiamo, siamo abituati a pensare. Thank you.